Bentrovati per questo appuntamento settimanale con il Vangelo della domenica. Ascoltiamo il brano che la liturgia ci propone. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime. Poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé, Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere e la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse, Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose, di pure maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose, suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù, hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: I tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, La tua fede ti ha salvata, vai in pace. In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, Giovanna, moglie di Cuzza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Il racconto che abbiamo ascoltato eh, ci parla della misericordia di Dio, che nella forma del perdono raggiunge l'uomo nella valle oscura del peccato, dove tante volte rischia di smarrirsi. Il racconto, come abbiamo sentito, è ambientato in una casa, la casa di un fariseo, Simone. Simone ha invitato Gesù a pranzo, lo ha invitato a condividere la sua mensa. Certamente per Simone era motivo di, di, di fama, di onore avere questo importante maestro a casa sua. E Gesù ha accettato. Gesù è sempre stato molto attento, desideroso di incontrare gli uomini. Certamente ha privilegiato i poveri, i peccatori, ma ha anche cercato sempre di tendere la mano verso i ricchi, verso le persone che si comportavano in modo onesto e retto. Dunque siamo in casa di Simone, ma dentro questa casa ci sono altre persone. Le porte erano aperte per i vicini, per i curiosi. E tra le persone che sono presenti in quella sala ecco emergere una donna non una donna qualsiasi, una donna conosciuta in quel luogo, in quel villaggio, conosciuta perché peccatrice, probabilmente è una prostituta. Dunque tre personaggi fondamentali: Gesù, Simone il Fariseo e la prostituta. E potremmo sottolineare due aspetti a partire da questi tre personaggi. Il primo: diverso è il modo di agire del Fariseo e della donna nei confronti di Gesù. Certamente Simone il fariseo ha aperto con tutti gli onori la propria casa a Gesù, però la sua è un'accoglienza formale, un'accoglienza che scopriamo essere fredda, staccata. La donna invece ha nei confronti di Gesù un'accoglienza vera, gli apre non tanto le porte di casa quanto le porte del cuore. Questo primo aspetto... Ci, ci porta a interrogarci su come noi viviamo l'accoglienza. Certamente nella nostra vita abbiamo fatto esperienza di cosa significa essere accolti in maniera bella, vera, sincera e di cosa significhi, d'altro canto, un'accoglienza fredda, staccata, semplicemente formale. Potremmo chiederci, ma all'interno di casa mia, quale tipo di accoglienza stiamo vivendo? Nei confronti delle persone che abbiamo in casa, anzitutto, e poi di coloro che vengono in casa nostra. Ma anche potremmo chiederci com'è l'accoglienza che io riservo al Signore. È un'accoglienza, appunto, formale, interessata, ma per tanti versi guardinga? Ho paura di aprire le porte di casa mia, della mia vita, del mio cuore a Lui? Oppure sono capace come la donna di spalancargli la mia vita perché lui entri, perché lui mi guarisca, perché lui mi ridoni libertà, mi ridoni dignità. Un secondo, un secondo aspetto che emerge dal Vangelo è il diverso modo di guardare la donna da parte di Gesù e da parte del Fariseo. Uh, dietro questa diversità di sguardi vi è un modo diverso di pensare, di pensare gli uomini e di pensare Dio. Ecco, Simone si presenta come un uomo che è schiavo dei propri schemi, guarda la donna e vede in lei soltanto la peccatrice. Eh, è per lui impensabile che da questa donna peccatrice possa uscire qualcosa di buono, perché lei è solo peccato e da lei bisogna tenerci, tenersi lontani. Gesù invece vede in lei una donna, una figlia di Dio, che certamente ha commesso qualche errore nella propria vita, ma che rimane capace di amore. Gesù e il fariseo hanno due modi diversi di guardare. Gesù cerca di aiutare il fariseo a cambiare sguardo, cerca di fargli capire che certamente nella vita c'è il peccato, c'è l'errore, c'è lo sbaglio, ma prima di tutto, e più grande ancora, vi è l'amore di Dio, un amore che copre il nostro peccato con il suo perdono, un amore che precede il nostro pentimento e che chiede soltanto di essere accolto, che chiede soltanto un po' di spazio nella nostra vita per poter entrare e portare frutto. Contemplando questo brano che la liturgia ci offre, Possiamo chiedere al Signore che aiuti ciascuno di noi a cambiare a sguardo, aiuti a credere sempre più nel suo amore verso di noi, avere un, un occhio attento e misericordioso nei confronti degli altri e a far sì che il suo perdono possa entrare nella nostra e altrui vita per trasformarla, per liberarla, per ridarci dignità. A tutti voi un sincero augurio di buona domenica e buona settimana. oh